Abbiamo sbloccato a Capue questo mini Vieira. Secondo voi com'è? Fatemelo sapere nei commenti. E non vi dimenticate di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e fatemi sapere appunto nei commenti cosa ne pensate. Ora lo sto provando nel 4-2-2-2 con motore da CDC affiancato a Renato Sanchez della promo. Ma dopo lo proveremo anche nel 4-2-3-1 sempre da CDC e gli metteremo ombra. Secondo te sarebbe da utilizzare CDC? Sì, per me va utilizzato CDC così sulle stats, perché da CC lo sapete perché non va bene? Perché ha normale normale di work rate, ragazzi. È un CC con normale normale di work rate, non ti fa né benissimo la fase offensiva né benissimo la fase difensiva. Quindi a questo punto, a meno che voi non lo vogliate utilizzare COC, ma questa è palesemente una carta difensiva, questa è una carta che va utilizzata a CDC nelle sue varie sfaccettature di moduli con le giuste istruzioni. Resta dietro in attacco, intercetta linee di passaggi, dato che c'ha comunque 92 di intercettazione, che è davvero tanto, e copertura al centro ovviamente, così che voi gli date quelle istruzioni per rimanere dietro e lui, anche se ha normale normale, difficilmente si sposta verso l'attacco. Vediamo, vediamo. Allora, non ci perdiamo in altre chiacchiere. Andiamo a provare questo capucchione, questo capue. Subito, dai, veloce. Volevo sostituire a quel brocco di Tchouaméni. Per me questo capue, così, dalle stats, è più forte di Tchouaméni. A me Tchouaméni ha fatto schifo. Ha fatto veramente schifo. Anche riguardo Camavinga, secondo me sto capo, guardando solo le stats, secondo me è più forte di Camavinga. Però dobbiamo vedere in game come si comporta. Le vostre prime impressioni così, guardando la carta, quali sono? Secondo voi è una carta che... È una carta che va sbloccata. Comunque il body type è alto e average, quindi è praticamente uno dei peggiori body type possibili nella storia di foot, perché alto è comunque un barattolo, e average significa che non è personalizzato in nessun tipo di modo, e quindi è, ecco, poi si è appena fatto sorpassare in una maniera vergognosa. Allora, vediamo sto capoe un po' sulla palla com'è. Diciamo che non è proprio il giocatore più agile del mondo, essendo 1,90 m con 80-80 di equilibrio e agilità, però da CDC secondo me va bene. Regge di fisico, se devo essere sincero. E ha provato anche un intervento automatico. Non ho visto fare a tante persone, tanti giocatori. Quindi secondo me, sotto il punto di vista degli automatismi, è una carta che può essere interessante. Inoltre, secondo me... ha fatto pure un bel tiro. Il dubbio principale di questa carta è sono il 3-3 e il normale normale, che ovviamente non sono super super top, soprattutto a centrocampo. Però c'è da considerare che per una carta da 70k, per quel prezzo, secondo me è più che lecito. Cioè, se volete avere un'alternativa a Llorente, se volete avere un'alternativa a Camavinga, vi serve un link francese CDC per tamponare magari prima che arrivi Vieira, magari prima che arrivi che ti stai sbloccando Petit, non lo so. Ti vuoi sbloccare Petit ma non ci riesci, magari questo può essere sicuramente un'ottima alternativa per tamponare. Guarda come ha vinto il contrasto con Ronaldo, bellissimo. De Jong if o Capoue? Allora, secondo me De Jong, il dibattito De Jong if Capoue non può essere fatto, perché secondo me De Jong if e Capoue è un binomio che va utilizzato assieme, quindi devono essere due clown che devono essere giocati contemporaneamente, uno come CDC tecnico se usate il 4-2-3-1 e uno come CDC difensivo parlando di Capoue. Le sensazioni difensive sono onestamente non troppo buone, nel senso che non mi piace tanto come si è mosso sui due gol che ho preso. I passaggi mi sembrano davvero ottimi, soprattutto quello lungo. La carta in sé, ragazzi, per il costo che ha, è ottima. Cioè, così, prime sensazioni, prime vibes sono buone, good vibes, assolutamente. Forse la sua unica pecca, ecco, vedi, mi ha fatto questo passaggio col sinistro, lui c'ha 3-3 e non mi è piaciuto. Però c'ha comunque ottime stats, però vabbè, quelle ve le andate a guardare voi. Proviamo un po' il tiro dalla distanza, mi stava anche segnando, godo! Se mi segnava, qua era forte, no, manco preso il timed verde. Capoue Kanté dici che può andare. Per me Capoue Kanté sicuramente è una delle coppie che mi piace. A livello francesino
può essere una bella coppia baguette. Cioè, non si offendano i nostri amici stereotipati francesi, ma sicuramente può essere un'ottima coppia difensiva. Kanté, Capoue. Perché comunque Capoue ti offre quella dinamicità del CDC tecnico, ce l'hai passaggi, non è proprio super iper mega ultra offensivo, quindi sì, è una coppia che ci può stare. Quello che voglio provare sono gli automatismi in difesa. Se è un giocatore full automatico, full manuale, al momento non mi sembra uno dei giocatori più agili di questa di questo gioco, ovviamente, però a me interessa che sia forte difensivamente. A me quello interessa da un CDC. Al momento automatismi in questa prima partita non ne sta avendo. Cioè, non mi sembra che sia veramente automatico, però bisogna provarlo un po' più a fondo. Ma sto Capoue, al momento un po' anonimo, devo essere onesto. Sarà per il work rate. La cosa che mi piace a me di questi giocatori è il fisico. Me, ragazzi, quando mi resistono di fisico i giocatori, veramente, veramente godo in una maniera assurda. Questo è un giocatore che va paragonato a un CDC puro, perché per me questo non può fare il CC. O meglio, lo può fare, ma solo ed esclusivamente se abbiamo un CDC o un altro giocatore a centrocampo alla Kanté, quindi che fa solo ed esclusivamente la fase difensiva. Bello sto intercetto. Non gli ha tenuto la palla sotto al piede, però ha fatto un bel intercetto, bello in posizione. No, ripeto, non mi sembra super automatico, devo essere onesto. Non mi sembra una card che c'ha degli automatismi in difesa. Anormale di work rate. Può essere una pecca. Però il work rate, secondo me, quest'anno può essere aggiustato tramite le istruzioni. A parte che non corre, ok. Questo è appurato. Non corre. Da Capoue e Nawallara. Capoue non corre. C'ha il peso a dietro la schiena. Quello che mi piace tantissimo di questa carta sono i passaggi e il fisico. Davvero una carta assurda sotto questo punto di vista. Tiene botta quasi tutti i contrasti. Secondo me è una carta manuale a livello difensivo, il che non è proprio top, perché a noi come centrocampisti difensivi ci piacciono quelli un po' più automatici. Passaggi veramente top anche con il piede debole, non è un problema. Non è una di quelle carte che uno deve utilizzare alla Kanté, appunto, ma deve fare affidamento sulla propria manualità. Vedete, non mi sembra molto, a parte che non è veloce minimamente. Il piede debole non si sente, quello che si sente un sacco è la velocità. Un sacco proprio. E non ci mette veramente mezz'ora per accelerare. Guarda, pare che sta, non lo so. Sta in salita. Tiene, non lo so, tipo non so se guidate la macchina quando non ce la fa in salita e dovete cambiare marcia, così. Però in realtà non si gira manco male per essere 1,90 m e... Capoue! Voi dalle stats cosa ne pensate di questo Capoue? Così, guardando solo dalle stats il giocatore, senza... Maronna mia, mamma mia quanto è lento. Però di fisico, porca troia, le rende tutte quante. Mamma mia, di fisico è un carro armato. Bello, a me piacciono i giocatori così. Oh, si è girato discretamente bene. Però mamma mia, c'ha proprio la Wallera. La Wallera, per chi non lo conoscesse, è la lentezza in maniera molto più educata di quello che è in realtà. Ma è davvero lentissimo. Si è fatto sorpassare da un reverse elastico da Gelson Martins, che è un altro giocatore, non avrebbe mai perso questa automazione. Che silentesa io ho messo? Io ho messo motore, ma non mi è piaciuto eccessivamente. Ma non perché motore non stia bene, ma perché secondo me questa carta ha bisogno, ma proprio ha bisogno tantissimo, di un grandissimo boost in difesa. Quindi gli metto ombra, perché a sacrificare un po' di agilità e un po' di equilibrio preferisco dargli un po' più di velocità, perché davvero, davvero è lentissimo. Davvero sembra molto, molto, molto più lento rispetto alle stats che ci sono scritte qua. Come CDC abbiamo bisogno di velocità, quindi mettiamogli ombra, vediamo se va meglio rispetto al motore. Allora, andiamo con questo Capoue! Capoue. Hanno fatto mazza tanto per la ve... No, quella era Pelé, mi pare. Capoue. Allora, vediamo se con ombra cambia la situazione. A me sembra... Wallerito come prima.
No, non è vero, non è vero, non è vero. Guarda, guarda che strappo, guarda che strappo. Guarda che passaggio per Beni Hedder. Beni Hedder. No, era fuori gioco. Però, sì. Stile intesa ombra, ragazzi. Stile intesa ombra. Però, porca di quella. È full manuale. Mannaggia la miseriaccia. Mannaggia la miseriaccia. È full manuale questo giocatore. Piccolo recap di questo Capoe. L'abbiamo sbloccato, l'abbiamo provato un po'. È una carta che può sembrare interessante, ma secondo me pecca in alcune zone fondamentali, che sono A, la velocità, B, l'aggressività, che se è sbloccato per fargli fare il CDC, l'aggressività non va assolutamente bene, è così bassa per un CDC difensivo, quindi per me è da sbloccare solo se lo utilizzate in un centrocampo a 3, dove gli altri due sono uno molto tecnico e uno molto molto difensivo tipo Kanté. Oppure se lo volete utilizzare come CDC nel 4-2-3-1 da CDC semitecnico affiancato sempre a uno molto difensivo. Ricordate che costa più o meno 70k, quindi bene o male lo potete apparare in qualche situazione. Fatemi sapere cosa ne pensate